Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proviamo e testiamo questo coltello della Ultaforce modello OK4. Lo vendono così com'è, se volete potete aggiungerci anche il Firester, dato che a non tutti interessa, e si va a inserire in questa fettuccia laterale al fodero. Prima di partire con le caratteristiche, vorrei dire che questo è il mio primo coltello della Ultaforce che testo. Come primo impatto mi sembra un coltello molto ben fatto, sullo stile Morakiv, quindi con bisello e lama, diciamo, scandinava. Ho delle grandi aspettative sulle sue potenzialità. Intanto vi dico un po' di caratteristiche principali di questa lama, di questo coltello. È un coltello con acciaio giapponese, acciaio al carbonio da 3 mm, quindi la lama qui ha uno spessore di 3 mm, temprato a 58-60 HRC, rivestito con deposizione elettroforetica antiruggine, quindi anche se è un acciaio al carbonio non arrugginisce, quindi è resistente sia alla corrosione che alla ruggine. Dorso rettificato, quindi appositamente studiato per il Firesteel. Come dicevo prima, il tagliente o bisello ha una filatura scandinava, quindi è semplice da affilare e resistente all'uso. Manico gommato, quindi antiscivolo e resistente agli urti e a qualsiasi cosa. Sulla lama è presente anche una piccola scala graduata, una specie di mini righello, diciamo, che è sempre utile alla fine. Detto questo, vorrei passare anche a mostrarvi il fodero, che è in materiale plastico, però la cosa che mi ha incuriosito e che mi ha colpito è che, oltre alla fettuccia che viene usata come passante della cintura fino a 80 mm, quindi cinture davvero importanti, può essere anche, tramite questa clip, può essere rimossa e usare il passante agganciato a un bottone della giacca da lavoro, diciamo. Quindi o lo usate alla cintura o anche tramite bottone, se lo usate sui luoghi di lavoro o vi serve in ambito lavorativo. Detto questo, passiamo subito ai primi test. Per i lavori con le lame io mi metto sempre un paio di guanti, perché essendo lame molto affilate è meglio avere delle buone precauzioni. Primo test che voglio fare è il famoso batoning. Come vedete il legno è di dimensione abbastanza importante e quasi praticamente lungo quanto la lama. Vediamo un po' come si comporta. Direi che lo taglia praticamente come burro, non sta facendo una piega. Questo è il legno un po' più duro, un po' più secco, anche se ultimamente con le piogge abbiamo i boschi fradici. Vediamo come si comporta sempre con il batoning, però su un pezzo di legno secco. Lo spessore del ciocco è abbastanza impegnativo perché è lungo quasi quanto tutta la lama. Vediamo un po' come si comporta. Questo è un legno secco che ho trovato appoggiato a un albero qua nel bosco. Certo, non è un legno stagionato in un essiccatoio, però sempre duro, eh. Però come vedete lo taglia senza problemi. Direi che la prova del batoning è superata alla grande. Altro test che voglio fare su questa lama è il chopping.
Quindi qui abbiamo un tronco di legno caduto e proviamo un attimo a vedere come si comporta. Ora non sto molto colpendo con precisione, ma faccio vedere un po' come lavora. Comunque, per essere un coltello che non è stato progettato per un lavoro del genere, perché non è un full tang, quindi non ha l'anima dell'acciaio della lama fino in fondo al codolo, quindi a mo' di accetta in teoria non dovremmo usarlo, però mi ci trovo bene perché il codolo del manico ha questa forma, questo promontorio che fa sì che non mi parta mentre ci lavoro, vedete? Rimane proprio saldo, quindi non è che sguscia e parte come una lancia o una freccia. Poi, come scortecciare. Ora questo è da dire anche che è un legno molto duro, eh? Non è un legno tenero, anzi è quasi stagionato, perché vedete, io questo è da mo' che è qui caduto, quindi come vedete l'anima interna del legno è molto dura, però si riesce a scortecciare velocemente. Altra prova che voglio fare su questa lama è il test della tempra sulla punta, perché la punta è uno dei punti, scusate il gioco di parole, più deboli in una lama. Quindi adesso farò una cosa che in teoria non si dovrebbe mai fare. Anche in questo caso si comporta, direi, molto bene. Guardate come riesco a scortecciare quest'albero con solo la punta. Cosa molto sbagliata, perché alcuni coltelli non temprati a modo rischiano di rovinare direttamente tutta la lama. Altri piccoli test che possiamo fare è quello di tagliare dei piccoli ramoscelli. Come dicevo prima, insieme al coltello io ho anche il Fire Steel, quindi vediamo un po' come si comporta il coltello. Direi delle belle scintille. Non vi preoccupate perché il bosco è completamente fradicio. Tutto è umido perché è piovuto ieri, quindi anche se fa le scintille sopra un tronco che è veramente quasi marcito, non vi preoccupate che non succede nulla. Però fa molte molte scintille, questo Fire Steel è ottimo, è veramente un ottimo Fire Steel, o acciarino, veramente un ottimo ottimo acciarino. Vedete, fa delle belle fiammate, come si può dire qua in Toscana. Bene, adesso però facciamo il test che tutti noi aspettavamo. Il taglio del panino, questo test estremo per vedere come si comporta. Un taglio precisissimo. E dopo il taglio del panino, il taglio del formaggio, che è questo che ci interessa a noi alla fine. Anche questo taglio perfetto. Su
sul sito della Ultaforce viene venduto una piccola protezione in cuoio da poter utilizzare nelle nostre attività outdoor. Insieme al coltello voglio provare anche questa, perché questa praticamente la mettete qua sulla gamba e se voi dovete fare alcuni lavoretti di intaglio o qualsiasi cosa rischiate di tagliarvi, voi mettete questa qua e lavorate direttamente qua sopra, vedete? Se volete fare delle punte con un po' più di sicurezza, perché se vi parte la lama, questo qui è cuoio e non vi tagliate, ecco, non rischiate di farvi una brutta ferita. Potete direttamente anche rischiare, fra virgolette, lavorando direttamente sulla gamba. Come vedete, sto coltello, anche dopo tutte le mazzate che io ho tirato, riesce tranquillamente a tagliare e a fare la punta a questo bastoncino. Ogni volta che fate un'attività con il coltello, la lama deve andare sempre verso l'esterno e mai così. Così poi se vi parte vi tagliate al 100%. Come vedete è iniziato anche a piovere. Mi sento di consigliarvi anche questo piccolo grembiule, diciamo, protezione. E perché non si sa mai, vi fa sempre come. Poi ho visto anche che viene utilizzato anche per trasportare il fuoco. Se voi fate una piccola palletta con della brace dentro, lo avvolgete all'interno e potrete portarlo da un punto A a un punto B. Certo, io questa pratica non ve la consiglio perché non è necessaria nelle nostre attività, però fa sempre comodo. Altro test che possiamo fare, e l'ho fatto proprio alla fine per vedere se il filo del coltello tiene, è quello di fare i cosiddetti trucioli. Trucioli accendi fuoco. Come dico sempre, io non sono il maestro di questa pratica, ma come potete vedere ci si riesce molto molto bene. Entra proprio bene nel legno, funziona egregiamente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Il coltello secondo me è molto valido, mi sento di consigliarvelo. Lo potete usare in qualsiasi occasione, anche in escursioni, in trekking, insomma è un tuttofare. Il costo è relativamente basso, io vi lascio tutti i link in descrizione dove poterlo acquistare e del sito del produttore, in questo caso Ultaforce. Ci vediamo al prossimo video!